buio, quindi ad estate già inoltrata, con una lezione sul pensiero di Luigi Pasinetti, con interventi di Enrico Bellino e Nadia Garbellini. Colgo quindi l'occasione per ricordarvi che i video degli eventi organizzati dalla rete sono sempre fruibili anche in differita sui canali Facebook e YouTube. E per chi volesse rimanere aggiornato, quindi il consiglio è di seguire queste pagine. Oggi si riparte con un evento, direi un evento bomba, perché presentiamo il nuovo libro di Mauro Gallegati, dal titolo Il mercato rende liberi, sottotitolo E altre bugie del neoliberismo. Mauro Gallegati, l'autore, è un noto economista italiano, ma per chi non lo conoscesse, lui è professore ordinario all'Università Politecnica delle Marche, dove tanti anni fa ha conseguito il dottorato, sotto la supervisione di Hyman Minsky, con una tesi sulla fragilità finanziaria. Ha poi trascorso lunghi periodi di ricerca all'estero e frequentato i corridoi dei dipartimenti di economia di prestigiose università, solo per citarne alcune: Cambridge, Stanford, MIT, Columbia, il Santa Fe Institute, il Politecnico di Zurigo, ma soprattutto Mauro Gallegati è stato supervisore di dottorato del sottoscritto, quindi insomma parliamo di un intellettuale di tutto rispetto. A discutere dell'ultima opera di Gallegati, un duo eterogeneo, per usare una parola cara all'autore, sto parlando di Domenico Deligatti, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coautore storico di Mauro Gallegati, amico di Mauro Gallegati, e Lucrezia Fanti, arguta ricercatrice presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, presso l'INAH. Prima di lasciare la parola agli ospiti, vorrei introdurre alcuni contenuti del libro e anche sollevare alcune questioni critiche. Allora, il libro di Mauro Gallegati è un libro che tratta temi complessi, o meglio, che ha ad oggetto la complessità dei fenomeni economici, ma è scritto e spiegato in modo semplice, un libro snello, dalla scrittura agile, e che si presta ad una lettura esperta quanto ad una lettura non specializzata. Il tema principale è intuibile già dal titolo, che pone al banco degli imputati la teoria economica dominante. In alcuni passaggi chiave, Gallegati spiega che la teoria economica neoclassica prende le mosse dalla fisica del Settecento, e per questo considera lo studio dell'economia come analisi di un sistema naturale che si presume in equilibrio e invariante nel tempo. Più avanti poi Gallegati spiega che questo approccio prevalente è in realtà del tutto fallace. È fallace e ciò si evince da alcune sue tipiche aberrazioni, come l'idea che le crisi non esistono, o che la disoccupazione sia solo volontaria, teorie, direi a dir poco ardimentose, che però per lungo tempo hanno monopolizzato le accademie di tutto il mondo, le banche centrali, i vertici di governo, e a ben vedere ancora oggi hanno un importante seguito. Basti pensare al recente dibattito sul reddito di cittadinanza, per dirne una. Inutili, secondo Gallegati, tentativi di riabilitazione, di emendamento dell'approccio dominante, verificatesi a seguito delle crisi che si sono susseguite in questi anni. Sia chiaro, tentativi in parte lodevoli, perché segno di una presa di coscienza, ma insufficienti e disperati, per questo accostati dall'autore ai tentativi di salvataggio del sistema tolemaico, nonostante le inoppugnabili confutazioni che venivano da Galileo. Per Gallegati, l'economia, in quanto scienza, non può accontentarsi di un rattoppo, ma piuttosto dovrebbe essere concepito in modo radicalmente diverso. Ossia, e qui cito l'autore, come una disciplina sociale ed evolutiva, quindi complessa e di non equilibrio, perché gli agenti economici pensano, la struttura cambia nel tempo e l'informazione è limitata. Come ammoniva Keynes contro la pretesa dei neoclassici di applicare i principi della mela di Newton al comportamento umano, non basta scimmiottare i metodi della fisica classica, perché l'economia è fondata su motivazioni, aspettative, incertezze psicologiche. Ecco perché, e qui viene fornita una soluzione, un'alternativa: come la stessa fisica ha dovuto cambiare per studiare l'evoluzione, così l'approccio agent-based, l'approccio basato sugli agenti, può ispirare il cambiamento
metodologico necessario per lo studio dei processi economici. Dunque, Gallegati prima critica e mette a nudo tutti i limiti dell'impianto modellistico e teorico dominante, e poi in più però offre anche un'alternativa che si basa sullo sviluppo dell'approccio agent-based come nuovo paradigma teorico. Ecco, a questo punto sull'alternatività dei modelli agent-based rispetto al paradigma dominante vorrei sollevare una questione che mi piacerebbe poi affrontare e approfondire con l'autore, chiaramente, e anche con Domenico e Lucrezia. Di recente, insieme allo stesso Mauro Gallegati, Emiliano Brancaccio, abbiamo passato in rassegna i 100 articoli più citati della letteratura agent-based per verificare l'eventuale esistenza di una influenza neoclassica in queste ricerche. Ebbene, con una certa sorpresa abbiamo scoperto che nel nostro campione, che va dal 1990 al 2019, ben 61 articoli su 100 presentano ingredienti tipici della teoria e modellistica ortodossa. È interessante poi il fatto che questa quota, che è calcolata sull'intero periodo, non è costante ma varia nel tempo, e soprattutto dal 2008 abbiamo constatato un aumento esponenziale di pubblicazioni di articoli agent-based eterodossi, con la quota invece di agent-based con connotati neoclassici che si riduce dal 2008 in poi. E questi sono elementi chiaramente interessanti per la sociologia della scienza e su come gli eventi sociali ed economici influenzano anche la produzione scientifica. Ma al di là di questo, non è questo il punto, non voleva essere questo il mio punto. Il punto è il seguente: è un fatto che gli agent based siano usati sia con approccio eterodosso che con approccio neoclassico. E ciò restituisce però l'idea che gli agent based possano essere non solo alternativi, ma anche complementari alla teoria dominante. E da questo punto di vista, gli agent based sembrerebbero più una tecnica come l'econometria che una metodologia basata su una precisa teoria economica, ma nessuno si sognerebbe di dire che l'econometria è eterodosso o meno. Mentre invece, oltre al libro di Gallegati, esistono molti altri esempi di autori noti che presentano gli agent-based come approccio alternativo all'approccio dominante. Da qui quindi un cortocircuito. Perciò la mia domanda, la domanda che vorrei fare a Domenico, a Lucrezia e a Mauro, sono gli agent-based effettivamente inconciliabili con la teoria neoclassica al punto da poter innescare una vera rivoluzione paradigmatica, oppure no? E se no, in che senso? Ecco, prima di ascoltare gli interventi degli ospiti, però, vorrei anche sollevare una critica interna al circuito eterodosso italiano. Ecco, la rete italiana post-keynesiana nasce con l'intento di fare rete appunto tra gli economisti eterodossi italiani, e vedete, ora noi siamo a dibattere di modelli ad agenti, e tuttavia gran parte di noi non ha un'idea molto chiara di cosa siano questi modelli e di quali siano le potenzialità di questo approccio. Ebbene, ora 15 settembre 2021, in contemporanea, mentre noi discutiamo e ci domandiamo ancora cosa siano questi modelli, Robert Axtell e Brian Arthur, due tra i più influenti studiosi del circuito agent-based, stanno inaugurando il primo workshop internazionale sulla agentizzazione. Workshop che ha l'obiettivo, traduco dalla locandina, di creare modelli agent-based che riproducono i risultati dei modelli convenzionali, dei modelli ortodossi, in modo da infondere fiducia che gli studi ben noti possano essere replicati con gli agent-based. Quindi un workshop per riprodurre i modelli neoclassici a partire da modelli agent-based al fine di infondere fiducia, al fine di essere accettati dal circolo accademico che si rifà all'approccio dominante. Ecco, dobbiamo ammettere che ancora una volta dall'altra parte della trincea sono più furbi, sono più rapidi di noi nell'assorbire le novità. Però da qui, ecco, anche un timore si solleva oltre alla domanda precedente, perché personalmente la mia paura è che nel giro di qualche anno la modellistica agent-based potrebbe essere fagocitata dalla teoria dominante. E io su questo timore, sulla domanda precedente, darei
la parola a Domenico Deligatti. Domenico, hai 20 minuti. Grazie. Grazie a voi per l'invito, grazie a te Raffaele per la bella e interessante introduzione. Non sapevo di questo lavoro che state facendo con Mauro e con Brancaccio, ma lo trovo molto interessante e capita a fagioli in un certo senso. Del libro di Mauro, personalmente ho apprezzato e mi sono interessato di più al secondo capitolo. Il primo è una critica del cosiddetto mainstream, whatever it means, i cui elementi mi sono largamente noti e diciamo è che va nel solco di una pubblicistica e di lavori scientifici precedenti che dicono cose simili, magari in modo meno tagliente e meno satirico. Mauro ha una verve diciamo ineguagliabile da questo punto di vista, ma ci sono già queste cose. Io non avrei mai potuto scrivere un capitolo così perché, come è noto a tutti quanti, sono democristiano e cacadubbi. Cacadubbi nella Treccani, quindi non è una brutta parola. E incidentalmente anche orgoglioso di esserlo. E sono quindi una persona che non avrebbe mai potuto dire alcune cose dell'approccio cosiddetto dominante senza aggiungere un numero notevole di glosse, commenti, caveat, eccezioni e così via. E naturalmente il risultato sarebbe stato un lavoro completamente diverso. Ma lasciamo da parte il primo capitolo, andiamo sul secondo e affrontiamo quindi il problema di cui parlava prima Raffaele. Del secondo capitolo io apprezzerei due cose. Uno è la vision. Mauro è un economista di vision, ha una visione del mondo che viene prima e in modo preponderante informa il lavoro analitico. Questa vision in un certo senso riprende temi che si trovano nella prospettiva di Santa Fe e che ovviamente risentono della formazione che ha avuto da giovane Minsky e direi anche Foix, visto che la sua formazione ad Ancona è stata rilevante almeno tanto quanto quella negli Stati Uniti con Minsky. Non c'è soltanto la vision, c'è il tentativo, e questa vision, vi dicevo, riprende la prospettiva di Santa Fe, quindi l'economia come un sistema adattivo complesso, con agenti eterogenei sotto diversi profili che interagiscono, a volte con strutture di rete e con proprietà macroeconomiche, macroscopiche emergenti che non derivano banalmente dalle proprietà microeconomiche. Fin qua ci siamo. Accanto a questo c'è un tentativo, uno sforzo, direi anche notevole, di descrivere i contenuti di questa visione alternativa, sia in termini di modellistica, sia in termini di elementi. Quindi Mauro dice esplicitamente: io propongo come visione alternativa al mainstream i modelli ad agenti. Dopo di che i contenuti nel libro diventano una serie di elementi che vengono accostati. Se leggete il secondo capitolo avete l'impressione, almeno questa è la mia impressione, di essere esposto ad una raffica di keywords che sono accostate l'una all'altra nel tentativo di dar conto in un quadro, una specie di mosaico completo, di tutto quello che è stato scritto e che non è riconducibile al mainstream. Quindi c'è la criticità auto-organizzata, ci sono la non ergodicità, c'è la non linearità e il caos, c'è l'irreversibilità delle decisioni, il tempo storico, la freccia del tempo, come dice Mauro. Allora, tutto questo è anche intrigante, sicuramente interessante, ma io sono veramente scettico sulla possibilità di descrivere così il paradigma alternativo, perché alcuni di questi elementi, alcuni di questi filoni di ricerca si sono dimostrati dei dead end, sono rimasti lì, sono morti.
e dei modelli ad agenti a volte possono esprimere alcune caratteristiche che richiamano questi elementi, ma tante altre no. In molti casi ci sono modelli ad agenti che non hanno una freccia del tempo, cioè che sono ovviamente dinamici implicitamente, ma che non hanno innovazione, che non implicano cambiamenti di regime. Oppure ci possono essere modelli che non hanno un vero e proprio self-organized criticality. Io ci posso fare anche altri esempi. Questo li rende flessibili a tal punto che possono essere adattati anche a contesti che fanno riferimento, anche analitici e concettuali, che fanno riferimento al mainstream. E qui viene a proposito quello che mi dicevi tu, cioè è perfettamente possibile, di principio, agentizzare un modello neoclassico. Testimonia del fatto che gli agent based possono essere considerati una pura tecnica sotto un certo profilo, adattabile a contesti concettuali diversi. Ora, se io dovessi usare un modello neoclassico di quelli standard con agente rappresentativo e dovessi agentizzarlo, poi mi chiedo perché lo faccio, no? Visto che se il contesto è questo qua, avere uno o avere mille individui è esattamente la stessa cosa, no? Però ci possono essere diverse altre possibili utilizzazioni. Tra l'altro è curioso pensare a chi ha messo in piedi la scuola sulla agentizzazione, che a me non era sfuggita, non è sfuggita a voi, e cioè due pionieri nel campo della teoria dell'economia come un sistema adattivo complesso, Axtell e Brian Arthur. E arriviamo quindi al punto. Esiste un paradigma dominante in economia e esiste un paradigma alternativo. Ora, la premessa implicita del lavoro di Mauro, implicita, poi in realtà lui l'esplicita più volte, è esattamente quella, che c'è un paradigma dominante, un mainstream. Questo paradigma è tuttora dominante, ma è obsoleto, è in fase di, come dire, di rottamazione, e c'è un paradigma alternativo. C'è un paradigma alternativo che sta crescendo e che è destinato a sostituire il paradigma dominante attuale in tempi ragionevolmente brevi, si suppone. Ora, io tenderei ad essere su questo punto agnostico. Inviterei tutti quanti ad usare la nozione di complex adaptive system per studiare anche il mainstream. Il mainstream è un complex adaptive system. I pezzi di teoria che trovate lì dentro sono a volte diversi, coesistono, qualche volta sono filiazioni l'uno dell'altro, ma si adattano rapidamente alle circostanze esterne, ai cambiamenti che si osservano nella realtà economica, e assorbono con una straordinaria capacità anche pezzi di pensiero critico che nascono ai bordi del mainstream stesso. Pensate a quello che è successo dopo la crisi finanziaria globale. Prima della crisi finanziaria globale, il paradigma dominante, usiamo il termine che usa Mauro, il workhorse dei macroeconomisti era il modello New Keynesian TSG, che già di per sé è l'effetto di un approccio sincretico tra New Keynesian e Real Business Cycle. Era quella roba lì, più al massimo qualche frizione sul mercato del lavoro per spiegare la disoccupazione. Già quindi avevamo una teoria che cercava di dar conto del fatto che là fuori c'è gente che chiede lavoro al salario reale corrente e non lo trova. Non è che tutti i modelli neoclassici sono fatti con full employment. Punto uno. Punto due, dopo la crisi finanziaria globale, la letteratura è cambiata radicalmente. Adesso i modelli di ESG che troviamo in giro sono caratterizzati da frizioni finanziarie e ci sono raffiche di possibili frizioni finanziarie e moltissimi modelli tra loro in competizione o che possono essere visti da punti di vista diversi. Bene, è un epiciclo, no? Questo è quello che si può pensare, cioè il fatto che vengano introdotte le frizioni finanziarie dentro un modello precedente di tipo di ESG è semplicemente un modo, un rattoppo, come hai detto tu, un modo di adattare
ad una realtà cangiante, un paradigma morente. Può essere, non mi pronuncio su questa cosa, nel senso sono agnostico sul fatto se questo sia un paradigma paradigma morente. Quello che so per certo è che quello che c'è dentro il modello, cioè l'epiciclo in sé, dà elementi interessanti anche a chi vuole usare uno strumento analitico e concettuale diverso come gli agent-based. Quindi io l'ho fatto e credo che molti di noi l'abbiano fatto. Prendiamo da queste teorie delle frizioni finanziarie pezzi, ok, che poi vengono, come dire, opportunamente integrati nei modelli ad agenti. A volte servono semplicemente a fare un po' di window dressing che consenta di parlare più facilmente con chi sta dall'altra parte o chi ha opinioni diverse dalle nostre. Altre volte questi pezzi di teoria servono a riempire i buchi di chi fa macroeconomics con agent-based. Io non mi vergogno di averlo fatto, ritengo anzi che sia stato utile. Le microfondazioni dei modelli ed agenti che conoscono possono essere sia di tipo strettamente eterodosso, il gruppo di Pisa fa sempre così sostanzialmente, sia di tipo non strettamente eterodosso, prendere diciamo a prestito anche elementi della teoria più recente, riconducibile grosso modo al mainstream, whatever that means. Che cosa succederà nel futuro? Ma non lo so, sicuramente se i modelli ad agenti fossero la chiave di volta del paradigma alternativo, e dal momento che non comprendono e non possono comprendere tutto ciò che di alternativo è stato fatto finora, c'è a long way to go prima di diventare un paradigma dominante. Questo non mi preoccupa più di tanto, quello che a me preme è semplicemente di usare i modelli ad agenti per rispondere a research question sulle quali i modelli di SGE sono muti o non mi dicono abbastanza. È perfettamente possibile nel lungo periodo che i modelli ed agenti finiscano per essere in un certo senso marginalizzati, e valorizzati e marginalizzati allo stesso tempo, cioè utilizzati per questioni specifiche, ad esempio la modellizzazione di mercati interbancari, che sono di interesse per la professione e anche per le banche centrali, ma non per, non so, la macroeconomia. È anche possibile che vengano completamente riassorbiti. Ci sono stati tanti esempi anche precedenti in cui elementi di teoria eterodossa sono rientrati a far parte del mainstream. Pensate agli efficiency wages, ai salari di efficienza. È una vecchia idea marxiana, e questo era totalmente chiaro a Bowles e Guintis, e poi è diventata una delle teorie standard della rigidità salariale reale. Questo testimonia di nuovo che il mainstream è un complex adaptive system, è proteo proprio perché è inafferrabile, ma perché è anche capace di assorbire tutto ciò che gli è esterno. Quindi, per concludere, punto uno, non mi pronuncio sulla presenza di un paradigma alternativo. Credo che se gli elementi per un paradigma alternativo ci sono attualmente, sono soltanto elementi molto prodromici, ci manca un sacco di tempo e un sacco di lavoro. E francamente penso che non ci sia abbastanza gente che ci lavora. Punto due, sul mainstream, il mainstream, come vi dicevo, è proteo. Se loro pescano da chi fa agent-based, anche chi fa agent-based può pescare dal mainstream in modo utile, almeno dal punto di vista pragmatico. Scusate la conclusione un po' cinica, ma avendo la mia età, a questo punto un po' di cinismo ci sta pure. Grazie per l'attenzione. Spero di essere stato nei 20 minuti. Benissimo, sì, perfetto Domenico, sei stato nei 20 minuti, e la tua ultima frase, insomma, sull'età mi apre la pista invece per presentare l'intervento di una giovane ricercatrice che
tu sono anni che lavori sui modelli ad agenti, e Lucrezia ci potrà dare una prospettiva, la prospettiva di una giovane ricercatrice invece che ha da poco ha approcciato questo tipo di modellistica. Quindi Lucrezia, a te la parola, sempre 20 minuti, grazie. Grazie Raffaele, mi sentite? Sì. Sì. Ok, buonasera, grazie alla Rete Italiana Paschianesana per questo invito e a Raffaele per l'introduzione. Io, grazie per avermi dato dell'arguta, ma diciamo che ho iniziato da poco a studiare modelli d'agenti, ma li ho iniziati a studiare proprio con Mauro Gallegati, quindi sono particolarmente felice di essere qui oggi a discutere con voi del suo libro. Quindi io mi riallaccio subito al punto che accennava Raffaele nell'introduzione, che ha un po' affrontato Domenico Delligatti, cioè se i modelli ad agenti siano in qualche modo totalmente incompatibili con la teoria neoclassica o mainstream che dir si voglia, o se rappresentino invece semplicemente uno strumento modellistico all'interno del quale possiamo inserire diversi spunti teorici, tra cui anche, perché no, quelli neoclassici. Io, per provare a rispondere, e riallacciandomi anche alle cose che ha detto Delligatti, per quanto possibile, con cui sono in parte d'accordo, scinderei due binari paralleli, anche se legati e interdipendenti. Un binario modellistico e un binario prettamente teorico, che non sempre si sovrappongono completamente. Per quanto riguarda il binario modellistico, è stato già detto prima, i modelli ad agenti che cosa fanno sostanzialmente? Ci consentono di interpretare i sistemi economici contemporanei come dei sistemi adattivi complessi. Ora, come Gallegati sottolinea in tutto il primo capitolo del libro, mi pare, il problema della scienza economica non è stato in questi anni solo l'aver utilizzato ossessivamente gli strumenti matematici, ma l'aver utilizzato un certo particolare apparato analitico, che è quello, come diceva Raffaele prima, della meccanica classica del 6-700, e che ha consentito, qui in questa occasione sappiamo tutti benissimo di cosa parliamo, ma lo ripeto giusto magari se ci dovesse essere qualcuno che non è addetto ai lavori, ha consentito dal XIX secolo a Varrà e successori di descrivere il sistema economico come astorico, privo di conflitti distributivi tra le classi e tendente ad una o più configurazioni di equilibrio generale, detto in maniera molto sintetica. E quindi l'apparato analitico marginalista è un apparato sostanzialmente riduzionista e basato sull'individualismo metodologico. Dico marginalista e non neoclassico perché, soprattutto in questa sede, se ci chiediamo se possano esistere modelli agenti neoclassici, possiamo anche chiederci al contrario se esistano modelli neoclassici non marginalisti, come potrebbero essere i modelli ad agenti neoclassici. E quindi, come punto di partenza, innanzitutto dovremmo intenderci su cosa riteniamo essere un modello neoclassico e un modello non neoclassico, proprio cogliendo la palla di Raffaele sul lavoro che sta scrivendo o che ha scritto con Mauro e con Brancaccio. Quindi, se per modelli neoclassici intendiamo dei modelli teorici di equilibrio generale, in cui il principio di scarsità dei fattori guida la determinazione dei prezzi relativi e la distribuzione funzionale del reddito, allora ipoteticamente possiamo anche avere dei modelli ad agenti, e ne abbiamo in letteratura, come sottolineava Raffaele, anche come diceva in parte Domenico Delligatti, con influenze neoclassiche più o meno esplicite o che ottengono dei risultati che definiremmo neoclassici. Però secondo me il concetto stesso del sistema adattivo complesso non è del tutto compatibile con la rappresentazione che invece l'impianto marginalista dà del sistema economico, sia nella sua versione neoclassica sia nella sua versione neokeynesiana, che sono molto diverse, come ricordava Delligatti, se non nell'impianto modellistico, ma quantomeno nella teoria, nelle sfumature teoriche, che sono piuttosto differenti tra loro. Se invece ancora definiamo neoclassici tutti quei modelli in cui utilizziamo l'ottimizzazione delle funzioni obiettivo o l'ipotesi di razionalità perfetta, a quel punto avremo dei grossi problemi anche a classificare alcuni dei modelli analitici marziani, per esempio, o altri modelli che neoclassici non sono. Quindi forse, scusate questa breve parentesi, ma forse prima di chiederci se esistono dei modelli agenti neoclassici, innanzitutto chiamarli modelli marginalisti in qualche modo ci consente di fare delle distinzioni almeno teoriche e modellistiche, secondo me,
importanti, e ci consente anche di far rientrare nei modelli mainstream sia i modelli neoclassici sia i modelli neokeynesiani in modo esplicito. Il punto da cui partire, quindi, secondo me, è chiederci, in maniera anche un po' provocatoria, se un teorico neoclassico abbia in realtà bisogno dei modelli ad agenti per descrivere il sistema economico così come l'ha rappresentato negli ultimi 150 anni utilizzando la teoria assiomatica che Gallegati descrive. Cioè, come diceva Delligatti, è possibile agentizzare anche un modello neoclassico, ma forse farlo rappresenta un'operazione tutto sommato meno ricca in termini teorici, per quanto si possa essere agnostici. Quindi qui il punto, questo è il punto in cui secondo me il binario modellistico si intreccia con quello teorico e anche epistemologico, se vogliamo. Perché da un lato abbiamo un approccio, come dicevo prima e come sappiamo tutti, sostanzialmente riduzionista, che sia deterministico o probabilistico. Gli ESG su questo sono stati, diciamo, una grossa evoluzione del modello di equilibrio generale, però sostanzialmente abbiamo un sistema che è descritto da un equilibrio di lungo periodo che fa da trattore lineare del sistema, e dunque da una configurazione di piena occupazione di fattori. Come diceva Delligatti, nel caso del neo-keynesian, ok, non c'è per forza piena occupazione del fattore lavoro, ma sostanzialmente, diciamo, il framework è quello. E questo equilibrio di lungo periodo, questo attrattore, diciamo, è il punto, la configurazione a cui il sistema ineluttabilmente tende a convergere, salvo deviazioni transitorie, come sappiamo. E quindi abbiamo un sistema sostanzialmente aggregato e poi microfondato con un approccio top-down, tramite ottimizzazione delle funzioni obiettivo sotto vari vincoli, questo, insomma, non mi ripeto perché sappiamo tutti di cosa si parla, con uno o più agenti rappresentativi. Ricordiamoci che abbiamo gli ENC, che sono modelli computazionali con agenti eterogenei, più o meno razionali. Possiamo avere la bounded rationality anche in modelli del tutto neoclassici. Dall'altro, però, abbiamo un approccio non riduzionista, olistico, che interpreta il sistema economico come un sistema adattivo complesso, quindi, ripetiamo, ma sappiamo di cosa parliamo, un sistema dinamico, aperto, fuori dall'equilibrio, non ergodico, in cui ciascuno stadio di aggregazione, micro, meso, quindi settoriale, macro, possiede proprietà statistiche differenti, in cui queste proprietà non sono inferibili ex ante, senza l'interazione diretta tra gli agenti eterogenei. E l'interazione, secondo me, è il punto fondamentale di tutto il discorso, perché è il punto poi fondamentale per cui avviene un'agentizzazione di modelli anche mainstream, okay? L'unico elemento che non è riproducibile forse in un modello standard anche computazionale di ESG è l'interazione diretta tra gli agenti. Su questo Mauro e Domenico Delligatti mi correggeranno, ma da giovane, diciamo, studioso del campo, mi sembra di cogliere questo sia il vero punto su cui soffermarsi. E questo però, per quanto si possa essere agnostici, è un salto epistemologicamente enorme in termini teorici, anche e soprattutto per i modelli mainstream. E quindi è il motivo, secondo me, per cui i modelli ad agenti o anche i modelli di rete, insomma, modelli che appartengono alla classe dei sistemi adattivi complessi, sono stati sviluppati anche per superare tutta una serie di limitazioni teoriche dei modelli, sia neo-keynesiani che neoclassici. Lo stesso Gallegati, infatti, se lo ritrovo, scrive nel libro che insieme a Delligatti è stato proprio le teorie di Minsky, le teorie di Stiglitz a spingerli a ricercare uno strumento modellistico più adatto a descrivere determinati fenomeni. E quindi mi chiederei anche un po' provocatoriamente se la teoria marginalista neoclassica o neo-keynesiana abbia veramente bisogno di questi nuovi strumenti analitici per descrivere un impianto teorico che è sostanzialmente invariato, con più o meno diciamo complicazioni dovute agli avvenimenti recenti, come le crisi che abbiamo vissuto purtroppo negli ultimi anni. Penso invece che non sia un caso che proprio teorici non neoclassici abbiano sentito a un certo punto l'esigenza di utilizzare i modelli ad agenti o i modelli ad agenti stock flow consistent e le ultime recenti evoluzioni della modellistica. Perché? Perché avevano la necessità di descrivere alcune idee teoriche, anche lontane, che erano quelle dei classici, quelle di Marx, quelle di Schumpeter, quelle di Keynes, che sicuramente guardavano al sistema economico in maniera non riduzionista, ma anche diciamo, hanno ricercato questo tipo di modellistica per descrivere alcune osservazioni empiriche che non riuscivano a essere riprodotte dai modelli
cosiddette mainstream, perché gli economisti marginalisti quelle crisi semplicemente le escludevano dal campo delle possibilità. Eppure, avendo provato negli ultimi anni a inserire, come ricordava Delligatti, via via nuove dimensioni al modello standard per aumentarne il grado di realismo, non hanno di fatto forse questa necessità interpretativa e teorica, ok? Per adottare un nuovo paradigma epistemologicamente completamente diverso da quello precedente. Inoltre, se vogliamo aggiungere un ultimo punto, se vogliamo aggiungere la questione del ruolo della politica economica, per esempio, nei modelli standard o nei modelli cosiddetti alternativi, abbiamo due prospettive completamente diverse, cioè la politica economica nei modelli mainstream, con più o meno ruolo dello Stato, a seconda che siano neoclassici o neokeynesiani, è sostanzialmente un ruolo limitato a facilitare la convergenza dei mercati verso un equilibrio ottimale. Nei modelli ad agenti, chiaramente eterodossi, mi rendo conto, c'è un bias teorico anche qui, la politica economica serve a governare un corpo sociale in evoluzione e in cui, come dice Saraceno nella prefazione del libro, vanno continuamente ricomposti interessi contraddittori se non conflittuali. E ancora qui una prospettiva teorica completamente diversa da quella mainstream, anche solo se parliamo del nodo del conflitto distributivo, che è un tema centrale negli ultimi 40 anni e anche prima, ma insomma diciamo i risultati purtroppo diciamo concreti del conflitto distributivo negli ultimi 40 anni sono stati particolarmente aspri. Quindi diciamo abbiamo bisogno di nuove cassette degli attrezzi per studiare fenomeni economici e sociali sempre più complessi, però abbiamo anche che bisogno, e qui mi riallaccio a quello che diceva Delligatti, con cui sono perfettamente d'accordo, di un apparato teorico robusto, okay, che ancora forse diciamo, non del tutto agganciato alla modellistica alternativa. Ci sono molte idee, ci sono molte tradizioni, molti filoni, qui il pluralismo chiaramente è la ricchezza principale, però diciamo, il binario modellistico e il binario teorico devono andare insieme proprio per evitare non solo che idee dannose e dure a morire, come quelle che elenca Gallegati nel libro, si diciamo, riaffaccino dalla finestra anche in una modellistica che può rappresentare invece un paradigma alternativo, però diciamo, anche avere in testa un'idea di società chiara, perché almeno su questo, in questa occasione saremmo tutti d'accordo, la teoria economica non è mai neutrale, quindi l'idea che abbiamo della società purtroppo per fortuna conta, non siamo fisici teorici, quindi insomma diciamo questo è un elemento di discrimine forte. Dobbiamo anche cercare di costruirlo, questo paradigma alternativo, cercando di tenere insieme, secondo me, questi due binari, il binario modellistico e il binario teorico. E su questo io mi fermo e insomma lascio lo spazio al dibattito e eventuali discussioni. Sì, io prima del grazie Lucrezia, innanzitutto. Io prima del dibattito vorrei sapere se Mauro, se l'autore vuole intervenire. Chi ti ha convinto di più, il tuo amico e coautore o la tua allieva? Comincio, lo dico subito. A mio ricordo c'è un'altra persona che dice che il mainstream non esiste. È Totorina, quando gli hai chiesto della mafia. La sua risposta fu: ma come, la mafia non esiste? E io la penso più o meno come gli altri, nome Totorina. Da questo punto di vista, però, c'è da dire che a me sembra veramente, di tutte le cose che ha detto Amerigo, l'unica veramente sbagliata sia quella di dire che i modelli neoclassici o un mainstream sono modelli complessi adattivi. Da questo punto di vista basta guardare a
la parabola di Arrow. Allora, ha messo in piedi il Santa Fe Institute proprio perché non esistevano modelli complessi adatti. Una delle domande, lo diciamo anche nel libro, che tutti gli altri rivolgevano agli economisti, era: ma voi ci credete davvero a un modello fatto così, in cui tutto è perfetto, tutto funziona? Aggiungere piccole imperfezioni non cambia la sostanza. Qui la differenza vera, basta chiedere un matematico, è tra sistemi aperti e sistemi chiusi. Solo nei sistemi chiusi si può utilizzare l'equilibrio. Se il sistema è complesso e adattivo, non si può utilizzare la metodologia dell'equilibrio. Qual è la metodologia che va utilizzata? Beh, ovviamente, secondo me, quella adagente. E il motivo è radiante e semplice. L'ABM è una metodologia che voi potete applicare a un modello neoclassico e un modello non neoclassico. Ma la differenza vera è quella che enfatizzava Lucrezia. Per applicare la metodologia ABM a un modello mainstream, dovete porre a zero la possibilità di interazione. Se mettete ovviamente a zero l'interazione, allora avrete banditore anziché self-organized criticality e così via. Tutto, le medie anziché le leggi di potenza. Devo dire che da questo punto di vista il lavoro con Brancaccio, tra parentesi, vuol dire per Brancaccio quasi tutti, a parte lui, sono neoclassici. Anche se gli dici buongiorno, lui dice: ma buongiorno è da neoclassico. Un vero non neoclassico direbbe salve. Vabbè, insomma, a parte il Brancaccio, voglio dire, la metodologia ABM è applicabile in vari settori, in vari settori dell'economia, in vari modelli. La cosa di cui bisognerà prima o poi rendersi conto è che questa idea dell'ABM non è limitata all'economia. Landini, in un lavoro per la serie LMS della Cambridge University Press, ha identificato almeno 45 discipline che usano l'ABM. È da poco passato l'11 settembre, e come probabilmente avete notato, la
più convincente spiegazione per le torri sono crollate si deve a una spiegazione di un ingegnere che utilizzò come metodologia l'ABM. Per cui io credo che il metodo sia applicato. Quindi per me i due approcci non sono conciliabili. Proprio perché uno parla di evoluzione in tempo complessità e l'altro è limitato alla in qualche modo staticità, cioè il tempo c'è ma è un tempo che in realtà è solo un divenire di quello che già si conosce al primo momento. Voi parlavate di un convegno che è in corso negli Stati Uniti. Beh, quel convegno è un convegno che si domanda, e facciamo vedere che quasi tutti i risultati mainstream sono facilmente replicabili da un modello age-based. Quindi io, da questo, è chiaro che c'è moltissimo da fare, l'ABM non diventerà certo il nuovo paradigma di riferimento nei prossimi 5-10 anni, dicevo, senza quel tempo. Ma le basi ci sono e secondo me si sono messi molto bene. E ovviamente ringrazio Eugenio che ci ha invitato a parlare in questo pomeriggio. Grazie. Non so come si chiede la parola, ma volevo solo fare una precisazione, se è possibile. Posso? Temo che vuoi. No, volevo solo dire che mi hai frainteso. Io non dicevo che diciamo un modello neoclassico sia adatto a rappresentare un complex adaptive system, chiaramente non è così. Io ho detto che il mainstream è in un certo senso un complex adaptive system. Gli elementi del mainstream evolvono nel tempo in reazione a cambiamenti dell'ambiente e anche a cambiamenti del dibattito interno alla professione. Peraltro, sono incuriosito, ma non particolarmente entusiasta, dell'idea di agentizzare un modello neoclassico. Quello che io invece ho fatto e che continuo a fare è di prendere elementi dei modelli con frizioni finanziarie di impostazione New Keynesian TEG e utilizzarli dentro modelli ad agenti che rappresentano un complex adaptive system. Quindi è un'operazione diversa. Ok, grazie, scusate se vi ho tolto qualche minuto. Grazie Mauro, grazie Domenico. Ci sono domande, mi sembra Massimo Cingolani avesse una domanda, altrimenti nel frattempo ne ho alcune anche. Massimo, vuoi intervenire? Se vuoi, Raffaele, volentieri. Grazie. Dunque, in parte devo dire che alla mia domanda ha risposto Mauro Gallegati ed è una domanda fatta da qualcuno che non ha mai lavorato direttamente con questi modelli, ma diciamo la mia comprensione è che questi sono sostanzialmente degli strumenti di simulazione che permettono poi di vedere cosa succede quando uno fa certe ipotesi.
e quindi dipende dall'ipotesi che ci metti, viene fuori un risultato piuttosto che un altro, e possono essere molto utili perché, diciamo, possono mostrare come certe ipotesi che si normalmente considerano mainstream possono poi condurre anche a risultati non mainstream quando si apre il modello, appunto, come ha spiegato Mauro Gallegati. Quindi, diciamo, in qualche modo la mia domanda, se si può parlare, era ma insomma, questi sono strumenti o sono una teoria? Gli agent-based model, secondo me, sono semplicemente strumenti che poi si utilizzano per guardare una teoria oppure l'altra, tenendo presente che, trattandosi di simulazioni, poi non è poi la realtà, è una simulazione. Ecco, insomma, questa era un po' l'idea che volevo condividere. Ma forse sbagliata, tra l'altro, no? Ok, grazie Massimo. Chi vuole intervenire? Domenico, Lucrezia? Ma dico una cosa al volo, ma sono solo strumenti? Sì e no, vabbè, questo l'ho già detto prima, nel senso che l'approccio epistemologico tra quello strumento e lo strumento standard, se vogliamo, è agli opposti, c'è un approccio riduzionista e un approccio riduzionista. Quindi sì, sono anche strumenti, quindi sono anche modelli di simulazione in cui inseriamo diverse ipotesi, poi otteniamo diversi risultati, però la chiave, la prospettiva, diciamo, teorica che c'è dietro, e più che teorica direi epistemologica, è davvero molto diversa, quindi ha a che fare con il modo in cui noi guardiamo un sistema economico e al suo funzionamento. Però questa chiaramente è solo la mia opinione. Io largamente concordo con quello che diceva Lucrezia. Ad esempio, la questione dell'eterogeneità, ad esempio, del reddito, che non può essere catturato ovviamente in un modello macroeconomico standard basante sull'agente rappresentativo, è al centro della riflessione di coloro che hanno proposto i modelli HANC, Heterogeneous Agent New Keynesian Model. Ma quelli non sono modelli ad agenti. Deliberatamente chi li ha proposti usa una struttura in cui ci sono shock idiosincratici al reddito, e la struttura, il contesto comunque è rigido rispetto a quello che si farebbe con un modello ad agenti, e rifugge da scelte modellistiche che di solito si fanno nell'ambito dei modelli ad agenti adattivi, quindi ad esempio la formazione delle aspettative e così via. Devo dire quindi che, certo, i modelli ad agenti si prestano ad essere utilizzati anche in contesti diversi da quelli che attualmente, con framework concettuali diversi da quelli che utilizziamo noi, ma non sono neutri, nel senso che hanno delle caratteristiche che si prestano di più, se volete, a studiare i complex adaptive system. Il modello HANC non è un modello di una complex adaptive system. Ok. Grazie Domenico. Ho una domanda dalla chat. Chiedono: i modelli di ESG fanno riferimento al paradigma teorico neoclassico e alle sue varianti. Altre famiglie di modelli, come gli stock flow consistent, fanno invece riferimento ad altre teorie, ad esempio la teoria post-keynesiana. Non c'è un po' una lacuna teorica nei modelli ad agenti? E qui farei un altro giro. Non so se vuoi riprendere tu la parola, Domenico, e poi... Stiamo girando attorno allo stesso tema sollevato dalla precedente questione. Cioè, fino a che punto gli agent-based model sono uno strumento neutro dal punto di vista concettuale? Allora, sono uno strumento che può essere utilizzato anche in contesti non relativi ai complex adaptive system. Come dicevo prima, è possibile agentizzare un modello neoclassico. Non so poi però qual è il senso di fare un'operazione di questo genere, se puoi portare a casa lo stesso risultato usando un agente solo rappresentativo invece che 100 tutti identici. Non vedo la necessità di fare un'agentizzazione. I modelli ad agenti si prestano molto di più invece a catturare le caratteristiche di un sistema adattivo complesso in cui gli agenti sono
caratterizzati da regole semplici, seguono semplici regole di comportamento e interagiscono anche fuori del sistema dei prezzi. Quindi mi sembra che al di là della natura di strumento che i modelli ad agenti hanno, si prestano di più allo studio dei complex adaptive system. E se uno vuole studiare dei complex adaptive system, mi sembra che lo strumento naturale, il candidato naturale ad essere utilizzato è esattamente un modello d'agenti. Sì, io sono perfettamente d'accordo con quanto detto da Villigatti. Mi sentite? Sì, sì. Questo era un punto che ho sollevato anche forse brevemente, non in modo del tutto chiaro, anche prima. Cioè, i modelli ad agenti rischiano di essere una scatola vuota se dentro non ci mettiamo una teoria robusta che possa essere davvero quello un paradigma alternativo. Paradigma epistemologico modellistico, IBM, ok, ma paradigma teorico robusto anche. Sono tutta una serie di questioni che sono state sviscerate anche molto da quelle che sono considerate dal mainstream nicchie accademiche, ma che non lo sono, sono semplicemente filoni di pensiero negli ultimi anni, che però diciamo sono state un po', come sappiamo, oscurate o diciamo, non del tutto favorite, mettiamola così, e sono snodi centrali, per esempio in un modello d'agenti che teoria del valore ci mettiamo. Non è un nodo irrilevante, che insomma abbiamo avuto un passaggio da teoria del valore lavoro a teoria del valore utilità, ok, poi è arrivata la rivoluzione keynesiana, la critica di Sraffa, qui non apro diciamo, il dibattito sulla questione, però l'approccio modellistico agent-based o agent-based stock flow consistent, ripeto, o solo stock flow consistent, rappresentano delle alternative, però dentro quello che ci mettiamo dentro è fondamentale, altrimenti rischiano di essere delle scatole vuote. Ma di questo anche Gallegati un po' parla nel libro, cioè passiamo dall'approccio, dal principio della scarsità al principio della riproducibilità, passiamo, come diceva Napoleoni, dal principio della scarsità al principio dell'abbondanza. Cioè, queste sono questioni su cui alcuni si sono soffermati negli ultimi anni, ma non tutti, soprattutto chi ha visto in IBM solo uno strumento modellistico, è uno strumento di simulazione. Non è così, dentro va costruito e in parte ripreso tutta una tradizione che in Italia insomma abbiamo piuttosto robusta, che guarda lontano, di tradizioni teoriche che affrontano degli snodi teorici cruciali che vanno inseriti dentro alla modellistica, qualsiasi modellistica sia. Scusatemi, ho avuto un problema tecnico, sono collegato con il cellulare. Abbiamo un'altra domanda che sembra nello spirito e si è scritta da Domenico. Ci chiedono: la teoria mainstream, così come i suoi modelli, sono soggetti a critiche da anni, critiche quasi sempre inascoltate. Ha senso continuare a criticarli? Non può essere strategicamente perdente presentarsi come alternativi? Non sarebbe meglio limitarsi a modellizzare e ottenere risultati descrittivi e previsionali migliori o confrontarsi con le istituzioni tipo banche centrali, eccetera? Insomma, qui ci chiedono, ha senso effettivamente dibattere sulla alternatività dei modelli ad agente rispetto al mainstream, oppure da un punto di vista strategico sarebbe meglio lasciare questioni conflittuali e teoriche all'atere, questo diciamo per la comunità, per il bene della comunità ad agenti. Domenico, intervieni sempre prima tu, magari qui sentiamo anche Mauro. Allora, vedo che c'è qualcuno che è più democristiano di me. Come vi dicevo, sono orgoglioso di esserlo naturalmente, ma up to a point. Diciamo che c'è sempre stato e c'è ancora un problema di conversation nella professione. Il progresso in economia comunque si fa attraverso il dibattito, indipendentemente dal paradigma. Quindi le teorie nascono, vengono accettate sulla base della loro
corroborazione empirica e della loro capacità previsiva, poi diventano obsolete e vengono sostituite. Mettiamoci anche nell'ottica within paradigm, no? Questo vale dentro il mainstream, ammesso che il mainstream esista, ovviamente, tornando a Mauro Gallegatti e Totorina. Quindi non è che si può espungere la vis polemica dal progresso in economia. Ciò detto, può darsi che sempre in termini di conversation within the profession, l'uso di certi toni o di certe, come dire, sciabolate dialettiche sia controproducente o francamente venga semplicemente ignorata. Dopo la crisi finanziaria globale, di critiche ai modelli New Keynesian di AGI ne sono state fatte a iosa, sono usciti un certo numero di volumi, critiche che vengono anche riprese nel primo capitolo di Mauro, si possono fare in modo più garbato o più violento. Può darsi che l'uso al limite, diciamo, quasi denigratorio, no? È quasi caricaturale della descrizione dell'opponent faccia piacere a qualcuno, ma irriti molti altri e crei un muro che impedisce la conversazione. Ecco. Io credo che si possano abbattere questi muri semplicemente sottolineando i limiti delle teorie che non ci piacciono, senza arrivare alle legnate sui denti, e questo può essere utile. A me è sempre piaciuto, confrontarmi con chi, anche usando strumenti diversi dai miei, mi forniva idee o argomentazioni che mi sembravano interessanti. E come vi dicevo prima, io non ho paura e non ho remore a prendere queste idee quando mi sembrano interessanti e a farle mie. Naturalmente non è che si può prendere questa roba e portarla dentro un modello ad agenti così com'è, va opportunamente contestualizzata e va creata coerenza all'interno di un modello da agenti che prenda questi elementi. Io quindi non rinuncerei al dibattito franco ed aperto. Certo, rinuncerei volentieri, questa è una mia personale attitudine, ai toni inutilmente guerreschi. Quindi questa mi sembra più un fatto di tifoserie in contrapposizione che non di dibattito scientifico. E sicuramente una cosa che posso aggiungere: non credo che ci siano alternative a stare dentro la professione con una propria caratteristica per poter rendere visibili e influenti i propri risultati. Se non ci piace quello che il grosso dei nostri colleghi economisti sta facendo e vogliamo fare qualcosa di alternativo e troviamo un'immediata corrispondenza dall'altra parte o ricezione dall'altra parte e ci buttiamo in altri campi, semplicemente ci condanniamo all'irrilevanza. Quello che credo che dobbiamo fare è, con pazienza, con tenacia, con determinazione, continuare a ribadire i concetti fondamentali di un approccio che riteniamo adeguato agli sviluppi esterni che vediamo, quello di un complex data system, superare i limiti della nostra impostazione e essere aperti al confronto con chi dall'altra parte ci sta a sentire. Ovviamente a volte anche le persone più aperte semplicemente di fronte a certe scelte modellistiche che facciamo noi chiudono semplicemente gli auricolari, ma non in malafede, perché ritengono che le cose che facciamo sono semplicemente inaccettabili, no? Dal punto di vista teorico. Pensiamo alla questione delle aspettative, alla critica di Lucas e così via, che è un tema su cui diverse volte ci siamo scontrati. Ripeto, quindi rimaniamo, legati alle nostre impostazioni senza abbandonarle. Cerchiamo di convincere i nostri interlocutori sul fatto che abbiamo dei risultati interessanti
che possono anche essere migliori di quelli che loro hanno attualmente. Attualmente non è così, eh? Cioè, che io sappia, ad esempio, molto raramente un modello ad agenti prevede meglio di un modello di SGE, il quale a sua volta prevede peggio di un semplice vector autoregression, no? Solo recentemente mi è capitato di vedere dei risultati di un modello ad agenti fatto in Austria che sembra veramente molto di successo da questo punto di vista. Quella cosa da sola può essere una utile, perché le orecchie, soprattutto fuori dall'accademia, ma legate all'accademia, come ad esempio nelle banche centrali, dei banchieri centrali sono attente a queste novità. Grazie Domenico. Ecco, sul modello austriaco, penso tu ti rifaccio al modello di Poledna, e c'è una domanda di Francesco Zezza che capita proprio a puntino, però sullo scontro vorrei sentire anche Mauro, insomma. Mauro, conviene, come ci chiedono, conviene dichiararsi alternativi rispetto al mainstream, o converrebbe tenere da parte queste questioni e cercare la sfida più che altro nelle capacità predittive? Dunque, se non fosse l'economia, direi che ovviamente conviene parlare. L'economia è quasi inutile parlare, perché non ti stanno a sentire. Guardate quello che è successo, la teoria del real business cycle. Abbiamo preso in giro per anni, dopo 20 anni si sono messi conto anche loro che non stavano in piedi, l'hanno abbandonata. Oppure il DSGE. Il DSGE era utilizzato in tutte le banche centrali, dal poco prima del 2000 in poi, ma in DSGE non aveva banche. Una cosa che mi sono sempre domandato: ma le banche centrali come facevano a utilizzare un modello senza le banche centrali, e nemmeno le banche ordinarie? E non serve a niente, in realtà, per loro hanno modelli, hanno un economia barato, per cui anche mettendo le banche, come ha fatto recentemente, queste sono banche barato, non servono a niente, non cambia la storia. Sul fatto che convenga dialogare, non so, noi quando ad ancora c'era un gruppo di ricerca molto grosso, di una decina di persone, avevamo stabilmente uno, due o tre maestre, proprio per parlare con loro, vedere il loro punto di vista. Dopodiché però il dialogo si interrompeva, perché quando parlavi di interazione diretta, per loro non c'era nient'altro che l'interazione di mercato. Quando parlavamo di tempo, per loro il tempo non esisteva, ma solo la probabilità. E a questo punto, che cioè, anche difficile parlarci, anche se penso che parlare sia molto utile. Io, per esempio, ho da tempo una conversazione privata con Rothschild, grazie al Minsky. Ti ricordo, Domenico, che nello studio di Blanchard c'era questo libro di Minsky tutto sottolineato, e io me lo pure, a un certo punto gli volevo fare dei complimenti, perché dicevo: questa
fragilità finanziaria è proprio una bella definizione, che poi ho riscoperto era di Minsky, non di Blanchard, ma con Blanchard siamo a un punto di questo tipo. Quando le cose vanno bene, utilizzate pure i modelli MESE. Quando le cose vanno male, c'è spazio per voi. Cioè, quando state bene, fatevi curare da un omeopata. Quando invece le cose vanno male, andate all'ospedale. Va bene. Beh, mi sembra molto chiaro. Lucrezia, vuoi intervenire o altrimenti passiamo alla... No, non ho da aggiungere nulla. Ok, allora ricuciamo sulla ricerca di cui parlava Domenico prima sull'economia austriaca di Poledena, perché Francesco Zezza ci scrive una domanda per gli ospiti. I modelli mainstream in un modo o nell'altro sono tuttora i principali strumenti di policy presso banche centrali e ministeri, siano essi modelli neo-keynesiani aggregati di larga scala o DSG microfondati. Per entrare nel ventaglio di strumenti, un modello di policy deve essere basato su dati, solitamente di contabilità nazionale. È possibile costruire modelli empirici agent-based di questo tipo? Chi vuole rispondere? Beh, spoiler, direi di sì, perché appunto il paper di Poledena fa esattamente questo, però magari Domenico, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa. Certo, voglio dire, per la mia esperienza personale non faccio, non costruisco codici direttamente, so come si fa e comunque vedo i miei giovani coautori all'opera e so quindi e interagisco con loro su queste cose. È evidente che nel momento in cui si costruisce un modello ad agenti si ha in mente una certa concezione dell'economia, appunto un complex adaptive system. Dopodiché, quando si passa all'attribuire valori numerici ai parametri, questa procedura viene chiamata calibrazione, ma Mauro non piace, ma di fatto è così. Ovviamente bisogna usare delle tecniche di stima o prendere i valori numerici in modo da ottenere risultati dal punto di vista macroeconomico coerenti con i fatti stilizzati di tipo empirico. Ora, ci sono stati sviluppi recenti molto interessanti per quanto riguarda la calibrazione, soprattutto la stima dei modelli di agenti, e c'è una letteratura recente che secondo me è molto promettente, anche se ci sono tecniche diverse. Fino ad adesso, to the best of my knowledge, il problema era che la capacità previsiva dei modelli ad agenti era comunque inferiore a quella dei modelli di SGE, i quali a loro volta avevano minor capacità predittiva di tecniche statistiche a teoretiche come i VAR. E inoltre, comunque, le banche centrali sono aperte all'uso di qualsiasi modello che possa aiutare le autorità di politica monetaria a fare scelte di policy informate. Quindi loro usano una batteria di strumenti, sono dal punto di vista concettuale e teoretico agnostici, quale che sia il modello, cercano di utilizzare le previsioni in modo intelligente. Ora, il recente paper di Poledena, Holmes e così via, sembra essere in grado di battere non solo i modelli di SGE, ma anche i VAR in termini di capacità predittiva. Questo è un risultato, secondo me, straordinario. Io personalmente o il mio gruppo non ci eravamo mai riusciti, non credo nemmeno che ad Ancona o a Pisa siano stati in grado di produrre queste cose, e tra l'altro con un modello con milioni di agenti che riproduce quasi uno a uno la popolazione austriaca. Tra l'altro ho saputo di questo paper non dagli autori, ma da un thread di Twitter che mi è stato girato. Io non ho Twitter né Facebook,
mi è stato girato, e c'è stato un lancio di questo risultato da parte di Vitor Costanzio. Vitor Costanzio era il braccio destro di Draghi quando Draghi era il presidente della BCE, il che la dice lunga sul fatto che i banchieri centrali su queste cose stanno attenti. E prima ancora di Draghi, vi ricorderete che Trichet già nel 2010 diceva, dava un'apertura di credito agli ABM dicendo: guardate, dopo la crisi finanziaria globale abbiamo bisogno di strumenti alternativi ai DSGE, però per un banchiere centrale alternativo significa datemi anche questo strumento e vediamo che cosa dice. Ma i banchieri centrali non buttano via niente, come, è come il maiale, no? Tutto quello che hanno in dispensa lo utilizzano per fare il loro mestiere nel modo migliore possibile. Quindi credo in realtà che ci sia spazio per avere performance addirittura migliori di quelle diciamo attualmente utilizzate nelle banche centrali. Questo potrebbe avere un grande impatto anche nell'accademia. Fatemi aggiungere solo un pezzettino su questo punto, però. Un modello macroeconomico dovrebbe dare non soltanto una previsione affidabile, la migliore possibile, ma anche una narrative. Okay? Dovrebbe essere in grado di spiegare il meccanismo di trasmissione, ad esempio, di una scelta di politica monetaria. Quando il banchiere centrale va in conferenza stampa, non deve dire soltanto: guardate, abbiamo fatto delle previsioni, viene fuori un più 3% di PIL se riduciamo il tasso di interesse di un punto percentuale, ma anche le condizioni di contesto, diciamo la logica secondo la quale si verificano questi certi risultati. Dice Mauro, peraltro giustamente, che le relazioni causa-effetto non sono così chiare nei modelli non lineari e nei modelli ad agenti, come lo sono ad esempio nei modelli di SGA basati su setting lineari o linearizzati. Questo è perfettamente vero, ma io non mi accontenterei dei risultati che dà un modello ad agenti, anche se fosse predittivamente migliore rispetto a un modello di SGE, se il modello ad agenti non è in grado di darmi una narrativa. Quindi lo sforzo che personalmente ho fatto e che credo di aver, diciamo, almeno l'ho messo sul tappeto e qualcuno se ne occupa, e di cercare di tirare fuori una narrativa anche dei modelli ad agenti, e vi assicuro è estremamente difficile. O da un modello ad agenti tirate fuori una narrativa di una banalità, diciamo a volte di una banalità sconcertante, perché è simile a quelle che otterresti in un modello aggregato. Se hai un risultato, diciamo, spiegabile con un modello aggregato, perché usare un modello ad agenti? Oppure uno shock di politica monetaria di qualsiasi segno dà dei risultati aggregati imprevisti, francamente poco realistici, e difficile trovare la ragione per cui si hanno questi risultati. Il motivo per cui c'è questa difficoltà di costruire una narrativa è ovvio: non abbiamo la possibilità di ragionare con pure impulse response function. In un modello di SGE, comunque lo costruiate, lo shock determina l'andamento dell'endogeno, lo shock è aggregato, se ha una certa struttura probabilistica, quella struttura probabilistica viene semplicemente trasmessa all'endogeno, è abbastanza facile ragionarci sopra, relativamente, ecco. In un modello agent-based non è possibile, perché il modeler non conosce il data generating process. Questo è il grandissimo limite, no? E quindi ricostruire che cosa succede è estremamente difficile. Ma questo è un pezzo del discorso che va assolutamente affrontato se vogliamo che gli agent-based model siano accettati nella professione. E non ne faccio solo una questione di conversation. Anche per me, come ricercatore, indipendentemente dal fatto che venga riconosciuto dalla professione oppure no, è importante capire che cosa succede. Non mi basta dire: se riduco il tasso di interesse dell'1%, il PIL aumenta di 0,5%, se non so che cosa succede in mezzo. Ok, grazie Domenico. Non giro una cosa. Certo, Gennaro Zezza, prego. Sì, volevo chiedere a Domenico, io non conosco questo paper, ma cosa si intende esattamente per capacità predittiva? Perché diciamo, certamente non parliamo di qual è il PIL tra 3 mesi, il PIL tra un anno, però dipende anche dal contesto, cioè in periodi
relativamente calmi, come diceva Mauro, un modello di SGE probabilmente prevede molto bene. Ora, non ho proprio idea di come si costruiscano le previsioni con un agent base, però mi sembra un terreno un po' sdrucciolevole su cui fare i confronti. Cioè, un modello di SGE, un modello agent based con dati fino al 2006 prevedeva la grande recessione, e mi sembra invece molto più interessante una cosa che ha detto prima Mauro, quando ha detto che si può mostrare che un modello agent based, se si mettono alcune ipotesi di assenza di interazione, riproduce risultati neoclassici, perché in quel caso c'è una chiara dominanza del modello agent-based che incorpora il modello mainstream come caso particolare. Quindi volevo chiedere due domande, diciamo. La prima, che intendiamo esattamente per capacità di previsione? La seconda, ci sono dei lavori che cercano di usare i modelli agent-based per confrontare modelli con diverse ipotesi tra loro? Dunque, io veramente non entrerei nel dettaglio perché non ricordo neppure i dettagli. Certo, ciò una che... connessione, spero che sia... Sì, ogni tanto ti perdevo, ma nel senso della domanda mi è chiaro. Quindi non sono in grado di darti dettagli adesso, magari possiamo cercare di approfondirli in sede privata. Questo paper sicuramente dà un'apertura su questa dal punto di vista della comparativa in termini di previsione. Non so con precisione il dettaglio su come è stato fatto il confronto, onestamente, non lo ricordo. Invece sulla questione di cui parlavate prima e citavi prima Mauro, notate bene, se, come d'altro canto Mauro anche scrive, se il mondo neoclassico o un modello neoclassico, ce ne sono tanti, diciamo, quindi non saprei bene nemmeno quale con precisione, fosse solo un caso particolare dei modelli ad agenti, allora non ci sarebbe più neppure un problema di paradigmi alternativi, perché il paradigma è unico, è quello dei modelli ad agenti, e i modelli neoclassici che sono fino adesso dominanti sono semplicemente un caso particolare di quel paradigma. Sarebbe un po' curioso, no? In un certo senso noi conosciamo un caso particolare, ma non abbiamo conosciuto finora il caso generale, andrebbe esplorato. Dal punto di vista epistemologico è difficile dire che siano paradigmi alternativi se fosse così. Io non conosco bene esempi di confronto fatto in questo modo. L'unico esempio che ho in mente è un paper di Grazzini e Gobbi che usava un modello ad agenti ottenuto dall'agentizzazione di un DSGE, dove, se non ricordo male, il punto di departure era sulla questione delle aspettative. E ci sono comunque diversi modelli con una struttura sostanzialmente DSGE, dove DSGE intendo i three equation model, IS Phillips curve e regola di politica monetaria, che usano, che introducono eterogeneità a livello delle aspettative e con regole di heuristic switching alla Brock and Doms. In quei modelli effettivamente si fa vedere come l'interazione tra regole di formazione delle aspettative eterogenee comporti departure rispetto ad un benchmark che è l'equilibrio diciamo di stato stazionario del modello DSGE di riferimento. C'è tutta una letteratura da questo punto di vista, lì però la struttura è un three equation model, l'eterogeneità è limitata alle aspettative e le aspettative sono trattate alla Broken Domes, cioè diverse regole, tra cui anche quelle adattive in competizione tra loro, che vengono scelte dagli agenti. Mi fermerei qui. Grazie Domenico. Non so se Lucrezia e Mauro avevano qualcosa da rispondere alla domanda di Gennaro Zizza.
Ok, allora c'è un'altra domanda dalla chat. Pur accettando i limiti di concetti come Nairu, Nauru, dall'altro lato i modelli agent-based non sono un po' deficitari nella capacità di fornire degli indicatori univoci e universalmente applicabili dai policy maker? Chi se la sente di rispondere qui? In realtà non ho capito bene la domanda, perché i tassi di disoccupazione li puoi ottenere con un IBM semplicemente aggregando, quindi non è questo che viene qui chiesto meglio. No, qui la domanda è nella teoria, che, per usare le tue parole, nella teoria dominante abbiamo il Nairu, il Nauru, nei modelli agent-based mancano probabilmente degli indicatori univoci e universalmente applicabili dai policy maker. Credo che siamo sempre lì sulla questione teoria alla base dei modelli ad agenti. Però qui la domanda è più precisa. Ma scusate se posso, ma il Nairu è un concetto che è prima teorico che di politica economica, che viene dal calcolo del potenziale, dalla stima del potenziale, parlavo prima, tramite un DSG o comunque tramite un modello di equilibrio economico generale, però è un concetto teorico che viene stimato tramite un DSG. Il modello agenti non riesce a proporre un indicatore sintetico della disoccupazione naturale, addio, direi, cioè, nel senso, è una questione teorica più che modellistica, cioè il punto è: dovremmo proporre un indicatore sintetico della disoccupazione naturale alternativa al Nairu? Questa è una questione teorica. Tra l'altro, su questo abbiamo scritto anche insieme gli aggregati su Sbilanciamoci, cioè è un punto proprio fondamentale. Cioè, questo non è un indicatore sintetico che viene solo dal modello, è un indicatore sintetico che viene dalla teoria che è sottostante al modello, che è proprio il punto fondamentale della critica a quell'impianto teorico lì. Però forse mi sfugge anche a me la. Se sì, posso solo aggiungere un elemento. Concordo con quello che diceva prima Lucrezia. Invece volevo comunque aggiungere che ci sono molti esercizi di politiche di stabilizzazione macroeconomica dentro i modelli ad agenti, sia politiche fiscali che politiche monetarie che politiche strutturali. Con un po' di pubblicità, una cosa che ho fatto io. Io e Herbert David abbiamo scritto un lungo capitolo del handbook on computational economics sui modelli macro e agent-based, e c'è un'intera sezione sui policy experiments. Quindi si possono fare questi lavori danno dei risultati interessanti, discutibili ovviamente, ma interessanti. Soffrono a volte del problema che vi dicevo prima, cioè della difficoltà di ricostruire il meccanismo di trasmissione degli shock dentro i modelli ad agenti, proprio perché nei modelli ad agenti non sai che cosa metti dentro al modello, e quello che viene fuori dal modello non è anticipabile dal modeler ex ante, perché non dipende dagli shock aggregati, dalle proprietà dei processi stocastici che governano gli shock aggregati, ma di esercizi di policy che si possono anche tra virgolette vendere ai policy maker, ce ne sono caterve. Ok, perfetto. Un'ora e trenta precisa, stiamo diventando svizzeri. Direi che possiamo chiudere qui. Io ringrazio i nostri ospiti da parte, parlo a nome di tutta la rete italiana post-keynesiana. E nel salutarvi vi ricordo che il prossimo evento si terrà, ci sarà ancora una presentazione di un libro, il libro di Anna Carabelli, che sarà presentato il 14 ottobre, quindi giusto un mese da oggi, libro che si intitola Keynes on Uncertainty and Tragic Happiness, sottotitolo Complexity and Expectations. Quindi vi aspettiamo
numerosi al prossimo evento. Ancora grazie all'autore Mauro Gallegati e ai nostri ospiti Domenico Deligatti e Lucrezia Fatti. Grazie per l'attenzione e una buona serata a tutti. Grazie a voi, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Sì.